È da un po' che non ci vediamo, eh? Beh, direi di iniziare subito. Parliamo un po' di gas, speculazione, TTF. Vediamo come stanno le cose. Iniziamo. Il problema è molto semplice. Se nel primo semestre del 2021 pagavamo l'elettricità 22 euro per megawattora, nel primo semestre del 2022 l'abbiamo pagata ben 100 euro per megawattora in media. E questo risulta essere un problema perché il costo è aumentato un sacco. E da qui, insomma, ci si è chiesto quanto è colpa della Russia e quanto in realtà sia colpa di speculatori. Insomma, diversi anche politici hanno additato la colpa di questi aumenti alla speculazione. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e parleremo anche del tetto al prezzo del gas. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere com'è composto il mercato del gas. Beh, sostanzialmente è composto in quattro fasi. È suddivisa nella fase di produzione, nella fase di scambio di contratti che comprano e vendono il gas. Successivamente questo gas viene distribuito all'interno delle reti di distribuzione attraverso i distributori, per poi arrivare a noi, i consumatori, che stanno pagando un bel po' il prezzo del gas. Nella prima fase, e cioè quella dei produttori, c'è un bel problema, in quanto la Russia sta diminuendo le esportazioni di gas all'interno dell'Europa. Basta pensare che nel primo semestre del 2022 l'export di Gazprom verso l'Europa è sceso del 31% rispetto al primo semestre del 2021. Dall'altra parte, invece, Gazprom ha venduto il 60% in più del gas verso la Cina nei primi 8 mesi del 2022. Molto spesso in realtà sentiamo molte critiche riguardo alla seconda fase di questa catena, e cioè quella dei trader che scambiano contratti di compravendita di gas. Ecco, in questo caso molti criticano il fatto che ci sia un'enorme speculazione all'interno del mercato, cavalcando la riduzione dell'export della Russia per fare enormi profitti. Ecco, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Come funziona la seconda fase della nostra catena, cioè quello del mercato, in particolar modo quello del TTF? Quindi, come abbiamo detto, questo mercato è composto da trader che in realtà molto spesso sono delle entità anche pubbliche tipo l'ENI che si incontrano e comprano o vendono gas all'interno del mercato. Ma come lo comprano e come lo vendono? Attraverso dei contratti che in realtà per la stragrande maggioranza sono dei contratti derivati. Vengono definiti forward, nel quale due parti si accordano affinché una di queste compra il gas ad una data futura ad un prezzo determinato. E qui arriva un primo dubbio, perché se il mercato è composto principalmente da contratti derivati, significa che sono tutti speculatori? Beh, in realtà no, in quanto un contratto derivato può svolgere anche tre funzioni. La prima è quella di arbitraggio, che non vediamo in questo video. La seconda è quella di speculazione, quindi cercare di prevedere il mercato e quindi anticiparlo e quindi fare dei profitti. Oppure la terza, quella più importante, che è quella che viene utilizzata molto più spesso come funzione all'interno dei mercati del gas, è quella di hedging, cioè di copertura dal rischio di eventuali oscillazioni del prezzo o di eventuali cambiamenti dell'offerta del gas. Quindi in realtà questi derivati per i trader servono come una sorta di assicurazione, e cioè comprano questi contratti a diverse scadenze di tempo in modo tale che la fornitura ai distributori avvenga ad un prezzo competitivo. Quindi, almeno in questo caso, è sbagliato affermare che un mercato pieno di derivati sia conseguenzialmente un mercato pieno di speculatori. Non è esattamente così. E quindi, Gio, tu veramente ci vuoi dire che il mercato del gas funziona perfettamente? Beh, no, in realtà no. Innanzitutto ci sono dei problemi dal lato dell'offerta, quindi dal lato dei produttori, quindi il nostro primo anello della catena, in quanto non solo ci sono dei problemi strutturali, tipo il vento nel mare del nord e altri problemi che abbiamo già citato in un video proprio l'anno scorso, in quanto la crisi energetica iniziò addirittura da settembre 2021. Poi, come sappiamo, è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, ci sono state le sanzioni, Gazprom ha chiuso i rubinetti verso l'Europa, anche se ha iniziato a chiuderli già nel 2021, e così c'è una mancanza di offerta strutturale all'interno del mercato. Oltre a questo, ci sono anche dei problemi proprio all'interno del mercato del gas, in quanto a causa anche di questi aumenti dei prezzi del gas, diversi supplier, ma anche trader, sono falliti nel frattempo. Quindi ci ritroviamo
quest'anno con un mercato con all'interno meno attori rispetto al passato che formano il prezzo del gas. Oltretutto, l'aumento dei prezzi e la volatilità che si è creata all'interno del mercato fa aumentare i costi di transazione per acquisire e vendere questi contratti che abbiamo detto. Tutto ciò fa nient'altro che rendere il mercato poco liquido, quindi difficilmente si scambiano questi contratti. Quindi, da tutte queste cause nasce il problema dell'aumento dei prezzi del gas e di questa grande volatilità all'interno del mercato. Se non credete che i trader sono una causa marginale a questo problema, beh, sono andato a vedermi anche un po' di report delle autorità che proprio controllano il mercato del gas, e la preoccupazione principale deriva proprio dalla mancanza di offerta e da dei problemi strutturali, come vediamo anche da queste immagini. Il prezzo del gas è aumentato sempre in coincidenza con restrizioni dal lato dell'offerta provenienti soprattutto da parte della Russia. In realtà quelli che si lamentano degli speculatori un po' hanno ragione, in quanto proprio all'interno di questi report si fa presente che probabilmente l'azione degli speculatori arriva proprio nei momenti di picco, comunque di altissima volatilità all'interno del mercato, quando il prezzo del gas va da 200 a 150 nel giro di qualche ora o qualche giorno. Ecco, forse in quel caso effettivamente ci potrebbero essere delle attività speculative, ma sono ristrette, e oltre a questo comunque il prezzo del gas è aumentato così tanto per motivi soprattutto strutturali e non derivano da azioni di speculatori principalmente. Altre rilevazioni di queste autorità che controllano il mercato arriveranno ad ottobre, quindi vediamo come si aggiornerà la situazione, però come vi dicevo è molto difficile attribuire tutta la colpa agli speculatori solo perché il mercato è pieno di derivati, oppure perché vediamo semplicemente che il mercato schizza su e giù e quindi diciamo è colpa della speculazione. Non è proprio così, e motivi vi li ho cercati di spiegare precedentemente. Boom, spero di avervi dimostrato sufficientemente perché l'aumento del prezzo del gas non deriva in prima istanza da movimenti speculatori all'interno del mercato del gas olandese. Però il problema è anche un altro, in quanto fino ad adesso abbiamo parlato del prezzo del gas che è aumentato per quelle cause che abbiamo detto prima, ma l'elettricità, perché non solo paghiamo caro il gas all'interno delle nostre bollette, ma purtroppo anche l'elettricità. In questo caso come stanno le cose? Beh, molto semplice, c'è un collegamento diretto tra prezzo del gas e prezzo dell'elettricità, in quanto il prezzo dell'elettricità viene definito in base ad un meccanismo che viene chiamato pay as clear, che sarebbe un'asta marginale per chi conosce un po' queste cose. Ma per spiegarci facciamo un esempio. Prendiamo il caso che l'Italia abbia un fabbisogno energetico di 100. Da questo 100 il 30 viene fornito da energie rinnovabili, il 60 dal gas, mentre l'ultimo 10 deriva dal carbone, ad esempio. Però ovviamente ogni fonte energetica ha il proprio prezzo di mercato, quindi ad esempio la fonte energetiche rinnovabili hanno un prezzo di 20 euro per megawattora, il carbone di 40 euro per megawattora, mentre il gas ha un prezzo di mercato pari a 100 euro per megawattora. Quale sarà il costo dell'energia elettrica in Italia? Sarà proprio pari a 100 euro per megawattora, grazie al meccanismo di pay as clear, in quanto il prezzo di mercato equivale all'ultimo prezzo all'interno dell'asta, che in questo caso è proprio quel prezzo del gas, che è pari a 100 euro per megawattora. Vi potrà sembrare un meccanismo molto strano e molto sconveniente, in realtà c'è una logica dietro che fa sì che i prezzi all'interno del mercato risultino essere i più competitivi possibili, ovviamente in condizioni normali, cosa che non viviamo attualmente purtroppo. Ad esempio questo meccanismo è utilizzato anche nelle emissioni di alcuni titoli di Stato italiani. Da qui deriva un'importante conseguenza, in quanto se trovate dei politici che affermano di voler abbassare i prezzi energetici includendo molta più fonti rinnovabili, ad esempio, che tradizionalmente sono più economiche, beh, questo potrebbe sicuramente fare del bene al nostro pianeta, ma non risolverebbe, almeno nel breve periodo, il problema dei prezzi energetici, in quanto farebbero pur sempre riferimento all'ultima fonte energetica più costosa, che in questo momento purtroppo è il gas. Come al solito ci troviamo davanti ad un problema di guardare al dito e non alla luna, in quanto molti si accaniscono riguardo ad eventuali speculatori all'interno del mercato del gas che cercano di far aumentare questi prezzi. In realtà il vero problema sta proprio qui, e cioè nel meccanismo di formulazione del prezzo dell'energia, che in questo momento
l'abbonamento non è la soluzione più efficiente. Infatti le istituzioni sia italiane ma anche europee stanno proprio cercando di cambiare questo sistema in modo tale da far seguire i prezzi energetici non dalla componente energetica più costosa ma al massimo da un mix di tutte le componenti. In realtà per fortuna grazie al decreto aiuti bis del 9 agosto gli aumenti in bolletta sono stati sterilizzati fino al 30 aprile 2023. E quindi problema risolto? Beh, in realtà no, almeno a quanto ci dice Federconsumatori, in quanto i distributori, quindi il terzo anello della nostra catena di distribuzione del gas e dell'energia, ci dice proprio che i distributori in alcune occasioni stanno avendo dei comportamenti scorretti, cercando di aggirare all'interno dei contratti proprio questa sterilizzazione e l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Quindi state attenti anche voi in bolletta o se eventualmente vi dovessero comunicare qualche cambiamento che potrebbe risultarvi strano, mi raccomando. E sapete a cosa dovete stare attenti inoltre? Beh, ai miei percorsi di formazione finanziaria. Al momento sono attivi due servizi. Il primo è un videocorso per quelli che vogliono approcciarsi a questo mondo della finanza nella maniera più corretta possibile, introducendo concetti fondamentali e tutte le cose che secondo me dovreste conoscere perché è un livello base di conoscenza finanziaria. Inoltre, alla fine di questo percorso di video lezioni è inclusa nel prezzo anche una videoconsulenza one to one con me, in modo tale che possiate consolidare e risolvere qualsiasi vostro dubbio. Se volete c'è un codice sconto grazie Joe, così l'ho scelto a caso, per ottenere un prezzo scontato. Se invece non vi piacciono i videocorsi perché ad esempio ne comprate un sacco e poi non ne finite manco uno, proprio come faccio io purtroppo, beh, molto semplice, c'è un altro servizio, cioè il finance coaching, nel quale attraverso una videochiamata conoscitiva iniziale possiamo instaurare un percorso one to one di videochiamata in modo tale da aumentare la vostra educazione finanziaria. Vi lascio il link in descrizione se volete approfondire e prenotare la videochiamata gratuita per conoscere di più questo servizio. Ma andiamo avanti! Tetto sul prezzo del gas. Come stanno le cose? Molte persone in questo periodo hanno immaginato di introdurre un tetto al prezzo del gas che non si può superare all'interno del mercato per cercare di risolvere questi problemi energetici. Purtroppo però non è detto che possa funzionare. Innanzitutto c'è un problema iniziale, cioè che è molto difficile capire come effettivamente introdurre un limite al prezzo del gas in maniera efficace senza distruggere ulteriormente le funzionalità del mercato, che già non vive di buona salute. In secondo luogo bisogna riflettere, ma a chi lo imponiamo questo limite al prezzo del gas? Lo imponiamo al gas che arriva solo dalla Russia o all'intero mercato del gas europeo? Beh, riguardo a questa ultima opzione risulta essere forse anche l'opzione più critica, in quanto sarebbe sostanzialmente imporre una sanzione anche a tutti gli altri paesi che importano gas all'interno dell'Europa, quindi dall'Algeria alla Norvegia eccetera eccetera. Di conseguenza spingi tutte queste nazioni a spalleggiare la Russia, paradossalmente, in quanto queste nazioni diranno: tu o non mi imponi questo limite altrimenti non ti esporto più gas, che è proprio la richiesta che molto spesso fa la Russia nei nostri confronti, ed è una situazione a cui noi non vogliamo assolutamente arrivare, altrimenti altro che meno 30% dalla Russia, qui gas non ce ne sarà per nessuno. Dall'altra parte invece imponiamo un limite al prezzo del gas solo al gas proveniente dalla Russia, e questo ovviamente è un secondo problema non di facile risoluzione, in quanto, e lo vediamo dalle continue minacce, addirittura forse il Nord Stream 1 non riaprirà mai più, la Russia può benissimo dire: sapete che c'è, allora non vi do più gas. Ci possiamo ritrovare con il rischio, attraverso l'imposizione di un prezzo limite al gas russo, di trovarci con anche le ultime gocce di gas russo non più presenti all'interno del mercato europeo, e di conseguenza tutte le altre nazioni che non hanno il limite al prezzo del gas potrebbero richiedere un prezzo del gas anche superiore, in quanto l'offerta diminuisce e di conseguenza il prezzo aumenta. E quindi imporre un limite al prezzo del gas alla Russia
potrebbe comportare paradossalmente anche qui un aumento del prezzo del gas proveniente da tutte le altre nazioni europee e non. Quindi, come vedete, questa soluzione risulta essere non troppo facile e, come vi ho detto, probabilmente la prima soluzione che dovremmo raggiungere è proprio quella del instaurare un sistema di definizione del prezzo dell'energia diverso da quello che ho citato prima riguardo al pay as clear, e magari ipotizzare un prezzo in base a una media ponderata riguardo proprio a tutte queste fonti energetiche, non prendendo l'ultimo prezzo marginale dell'ultima fonte energetica più costosa. Insomma, ci aspetta un inverno molto divertente. Grazie a Dio le scorte energetiche in Italia, ma anche in tutto il resto d'Europa, sono abbastanza elevate, stiamo raggiungendo il 90%, però questo non toglie che potrebbero esserci ulteriori problemi al prezzo dell'energia e del gas anche tutto questo inverno. Mi raccomando, fate delle scelte morigerate e cercate di risparmiare il più possibile, non solo perché fa bene all'ambiente, ma anche bene al vostro portafoglio, e ci vediamo alla prossima puntata. Purtroppo, come vi ho detto anche su Instagram, fino al 23 sarà un disastro creare altri video. Ci sarà probabilmente solo un altro piccolo video riguardo alle lezioni prima del 25. Detto ciò, alla prossima. Ciao. Mi raccomando, fai una scotching, eh?